oggi andremo insieme a vedere come realizzare questo bellissimo motivo che ora qui ho e vi faccio vedere come appunto si presenta. Come vedete è un motivo a rilievo con questo effetto elastico molto bello. Da entrambi i lati si presenta nello stesso identico modo, quindi ha questo effetto a specchio. È un motivo che è il multiplo di 10 maglie. La quantità dei ferri invece varia in base alla grandezza delle bolle, dei rilievi che volete andare a realizzare. In questo video andremo a vedere questa misura media, che secondo noi è molto fine, senza farla troppo grande o troppo piccola. In quanto un motivo che si presenta da entrambi i lati nello stesso modo può essere applicato veramente per i diversi progetti, partendo da una semplice sciarpa che potete andare a realizzare, arrivando alla realizzazione dei veri e propri progetti come un maglione, un coprispalle oppure una cappa. Oppure può essere anche utilizzato come completamento a un motivo del vostro progetto. Ad esempio, noi ora stiamo lavorando sul progetto che uscirà a breve, per il quale abbiamo deciso di andare a applicare solo in una parte questo motivo. Quindi qui oggi vogliamo farvi vedere appunto dettagliatamente come realizzare questo motivo. Perciò andremo insieme qui, passo per passo, o meglio ferro per ferro, a vedere la realizzazione di questo meraviglioso, facilissimo motivo. Quindi partiamo e andiamo insieme a vedere appunto passo per passo come realizzare questo bellissimo e particolarissimo motivo. Per l'illustrazione del motivo e per far vedere appunto il suo bellissimo effetto andremo a lavorare con 57 maglie che noi abbiamo avviato qui. Per l'avvio abbiamo optato per avvio alla nordica. Se lo volete vedere, non l'avete ancora visto, qui sopra leggo il link che potete appunto consultare. Abbiamo avviato 57 maglie perché è un multiplo, in quanto è un multiplo di 10, avremo 5 ripetizioni. 5 maglie verranno utilizzati per la simmetria, in quanto stiamo lavorando con i ferri a doppia punta, e 2 maglie sono le maglie di vivaglio. Con questo numero delle maglie riusciamo appunto a vedere il motivo intero. Primo ferro noi lo andiamo a lavorare mettendo la base. Subito dal primo ferro quindi andiamo a fare 5 maglie a diritto e 5 maglie a rovescio. La maglia di vivaglio noi la facciamo passare. Successive 5 maglie fin dal subito li andiamo a lavorare a diritto normalissimo. Altri 5 a rovescio. Praticamente le nostre 10 maglie sono un blocco delle maglie. Poi andremo a vedere anche l'altezza dei ferri. E così dovete procedere per tutto il nostro ferro, per tutte le nostre maglie, alternando quindi 5 maglie diritto con 5 maglie a rovescio. Una volta che avete messo la base, che può variare 1, 2, 3 ferri, dipende anche dal progetto che state realizzando, iniziamo con la realizzazione appunto del nostro motivo. Le nostre maglie che si presentano in questo ferro in cui realizziamo il motivo, a rovescio noi andiamo a lavorare a rovescio normale. Quindi la maglia di vivaglio la facciamo passare,
le maglie a rovescio le andiamo a lavorare a rovescio, 5 maglie, 1, 2, 3, 4 e 5. Come vedete il numero è rimasto invariato. Le maglie che si presentano a diritto sono 5 e qui che si va a fare la prima modifica, il primo passaggio. La prima maglia che si presenta a diritto, noi la andiamo a lavorare a diritto normale, subito dopo andiamo a realizzare un gettato. Stiamo facendo aumento delle maglie dalla parte in cui ci sono le maglie a diritto. Subito dopo una maglia a diritto, un altro gettato. Stiamo praticamente alternando una maglia a diritto, uno a un gettato, una maglia a diritto e un gettato. Facendo così, da 5 maglie noi ne realizziamo 9, di cui 5 maglie a diritto che c'erano già, che le abbiamo lavorato, e in mezzo ora abbiamo messo i nostri gettati che appunto hanno permesso aumento delle maglie. Successive 5 maglie che si presentano a rovescio, noi le andiamo a lavorare a rovescio normale, senza aumento, ma semplicemente mantenendo il motivo e anche il numero delle maglie. Ed ecco altro blocco delle maglie che si presentano a diritto, che noi andremo a lavorare, quindi la prima maglia a diritto normale, realizziamo un gettato, seconda maglia a diritto, un gettato, terza maglia a diritto, un gettato, quarta maglia a diritto, un gettato e la quinta maglia a diritto. E così, come vedete, andiamo ad aumentare il numero delle maglie solo dove ci sono le maglie a diritto. E questo è il nostro primo ferro. Così procediamo fino alla fine del nostro motivo, del nostro ferro. Qui partiamo quindi con il ferro numero 2 e qui andiamo a vedere le prime maglie, la maglia di vivaglio noi la facciamo passare, le prime maglie abbiamo le maglie che si presentano, le 5 maglie che si presentano a diritto, che andiamo a lavorare a diritto normale, 1, 2, 3, 4 e 5. E qui abbiamo le nostre 9 maglie, che prima erano 5 e grazie ai gettati sono diventati 9. E qui che realizziamo appunto la nostra bolle. La prima maglia, come vedete, si presenta la maglia che avevamo lavorato, la vera e propria maglia che abbiamo portato avanti, la andiamo a lavorare a rovescio normale. Subito dopo abbiamo il nostro gettato che avevamo realizzato, lo facciamo semplicemente cadere in questo modo senza lavorare, realizzando un grande forellino. Subito dopo la maglia a rovescio che va lavorata normalmente, il gettato lo facciamo scivolare, terza maglia a rovescio la lavoriamo, gettato lo facciamo scivolare, quarta maglia a rovescio la lavoriamo, il gettato lo facciamo scivolare e la ultima maglia la lavoriamo. Così noi su questo ferro siamo tornati di nuovo al nostro numero originale delle maglie, 5 maglie che si presentano a rovescio. E questo è il primo blocco. Ora andiamo con il secondo e vediamo le prime 5 maglie che si presentano a diritto, che noi andiamo a lavorare a diritto normale. Quando arriviamo alle nostre maglie che si presentano a rovescio, nuovamente abbiamo 9 maglie, 5 maglie e 4 gettati. Le maglie le andiamo a lavorare a rovescio e i gettati li facciamo cadere, scivolare giù. Quindi la prima maglia la andiamo a lavorare a rovescio normale. Facciamo scivolare il nostro gettato, questo appunto ci permette di realizzare il nostro rilievo. Facciamo la seconda maglia a rovescio,
secondo gettato lo facciamo cadere, terza maglia a rovescio, gettato lo facciamo cadere, la maglia a rovescio la lavoriamo e il gettato lo facciamo cadere e concludiamo con la ultima quinta maglia a rovescio. In questo ferro voi appunto andate a realizzare il rilievo tornando il numero originale delle maglie e questo appunto il motivo è alternanza dei aumenti e poi successivamente ritorno all'originale, al numero originale delle maglie. Quindi concludiamo questo ferro mantenendo 5 maglie per il diritto che vanno lavorate normalmente per il diritto in quanto si presentano già con il loro numero originale delle maglie e le maglie a rovescio da 9 facciamo tornare 5. Lavoriamo la maglia e i gettati facciamo cadere. Procediamo così per tutto il ferro. Ed ecco qui, abbiamo fatto il nostro secondo ferro e ci ritroviamo di nuovo con il numero originale delle maglie che avevamo avviato. Ora il nostro ferro numero 3 va fatto nello stesso identico modo come il numero 1, cioè andiamo ad aumentare le maglie con il gettato sulle maglie che si presentano a diritto. Quindi le prime 5 maglie che si presentano a rovescio noi le andiamo a lavorare a rovescio normale quando arriviamo a 5 maglie che si presentano a diritto noi andiamo quindi la prima maglia a lavorare a diritto e dopo subito fare un gettato prima maglia a diritto normale subito dopo un gettato, seconda maglia a diritto normale, il secondo gettato, terza maglia a diritto normale, terzo gettato, quarta maglia a diritto normale, quarto gettato, quinta maglia conclusiva del blocco. Ed ecco che abbiamo fatto primo blocco. Così dobbiamo andare a fare tutto il nostro terzo ferro, come abbiamo fatto il ferro numero 1. Con il ferro numero 4 che ha lo stesso meccanismo del ferro numero 2 dove dobbiamo andare a diminuire, tornare al numero originale delle maglie quindi le maglie che si presentano a diritto noi le andiamo a lavorare a diritto le maglie che si presentano a rovescio e sono un blocco da 9 noi andiamo a farle tornare al numero 5 facendo prima maglia a rovescio normale, il gettato lo facciamo cadere, scivolare, seconda maglia e facciamo scivolare il gettato. Vi accorgete perché il gettato si presenta in maniera diversa, lo fate semplicemente a scivolare e creiamo appunto, questo ci permette appunto creare il nostro rilievo e così dobbiamo procedere per tutto il ferro numero 4 nello stesso identico modo del ferro numero 2. Ecco qui, abbiamo concluso anche il nostro ferro numero 4 e come vedete siamo tornati di nuovo al nostro numero originale delle maglie e già da qui possiamo vedere i nostri rilievi, le nostre bolle che si stanno realizzando. Ora dipende da voi, dal vostro motivo, in quanto grande volete appunto la bolla. Lo potete lasciare piccolina così, in cui avete lavorato le vostre 4 ferri e dopo ripartite dall'inizio, oppure potete andare a fare medie come andiamo appunto a fare noi, perciò andremo ora ancora avanti portando la misura delle nostre bolle per altri 4 ferri. Andremo appunto a alternare quindi il ferro numero 1 con il ferro numero 2 per altri 4 volte e ci vediamo per vedere il passaggio successivo al ferro numero 8. Ed ecco qui, così si presenta il motivo e anche la bolla dopo che abbiamo seguito 8 ferri.
Ora, per avere effetto migliore, il ferro numero 9 e 10 va lavorato semplicemente mantenendo il motivo, le mani così come si presentano, senza aumenti. Quindi, come abbiamo fatto all'inizio, la base 5 a diritto e 5 a rovescio. Ed ecco qui come si presenta dopo che abbiamo fatto anche lo stacco e anche la base per il secondo blocco. Ora dobbiamo andare a fare una specie del gioco della scacchiera. Dobbiamo andare a fare aumenti, realizzare aumenti con i gettati dalla parte apposta. Partiremo quindi con il ferro che parte subito con le maglie a rovescio e che si alternano con quelle del gettato, quindi portiamo il numero delle 5 maglie a rovescio a 9. La maglia di vivaglio noi la facciamo passare, facciamo un rovescio, un gettato, secondo rovescio, secondo gettato, terzo rovescio, terzo gettato, quarto rovescio, quarto gettato, concludiamo le 5 maglie del rovescio, vedete da 5 sono diventate 9. Ora andiamo a mantenere il numero 5 delle maglie, quindi lavorare un normale, 5 maglie a diritto normali, 2, 3, 4 e 5. E così abbiamo di nuovo 9 più 5, però stavolta è il contrario. Gli aumenti, le bolle, li stiamo realizzando dalla parte apposta. Ora procediamo per tutto questo ferro numero 1 del secondo blocco, facendo aumenti dalle maglie che si presentano a rovescio. Partiamo con il ferro numero 2, quindi del nostro secondo blocco, e andiamo a riportare il numero delle maglie al numero originale. Quindi la maglia di vivaglio noi la facciamo passare, la maglia che si presenta a diritto noi la andiamo a lavorare a diritto normale, il gettato lo facciamo cadere, scivolare e realizziamo appunto il nostro rilievo. Seconda maglia a diritto noi la lavoriamo a diritto normale, facciamo cadere il gettato. Terza maglia, gettato lo facciamo cadere. Quarta maglia e il gettato lo facciamo cadere. E concludiamo con la quinta. Ed ecco, da 9 siamo tornati di nuovo a 5. Le maglie che si presentano a rovescio le andiamo a lavorare a rovescio normale e sono 5. Ed ecco, primo blocco è stato fatto, siamo di nuovo a 10 maglie e così procediamo per tutto il nostro ferro numero 2. Praticamente, come avete visto, il meccanismo è sempre quello: prima andiamo a aumentare, poi andiamo a diminuire e questo gioco di aumento e diminuzione va ripetuto per tutti i volte, dipende da quanto grande volete la bolla. Ora noi procediamo così con questa lavorazione per lo stesso numero di ferri che abbiamo fatto nella prima parte, nel primo blocco, 8 ferri. Li portiamo su per 8 ferri in modo autonomo perché ho sempre la stessa ripetizione e poi ci vediamo appunto per vedere l'effetto finale che si crea mantenendo, lavorando questi due ferri. Ed ecco qui, abbiamo realizzato anche la seconda parte del motivo. Ecco, ci sono le bolle ora da altra parte. Guardate, veramente un motivo molto particolare, molto bello, aggiunge un volume pazzesco al nostro filato e rende anche il nostro progetto davvero molto molto fine.
è anche facilissimo, come avete visto, da realizzare, in quanto bisogna semplicemente tener conto di questi due ferri che si alternano e anche dell'effetto scacchiera da mantenere per il vostro progetto. Infatti ora dovrete andare a realizzare le bolle dalla parte diversa. Qui erano, ad esempio, come vedete, dalla parte del rovescio, qui andrete a farle sulla parte diritta delle maglie, dalla parte che si presentano in diritto, e così per tutta la lunghezza. Speriamo che questo tutorial sia stato chiaro, che siamo riusciti a spiegare tutti i passaggi. Ovviamente, se ci sono le domande, poneteli qui sotto che cercheremo di rispondere a tutti. Se non siete ancora iscritti al nostro canale, iscrivetevi per non perdere tantissimi altri novità in arrivo. In più, ci potete trovare anche su Facebook, dove abbiamo appunto creato sia la pagina che il gruppo, che sempre ha il stesso nome del canale, dove potete iscrivervi per venire poi a condividere i vostri lavori, che a noi ci farebbe veramente tantissimo piacere. Grazie a tutti e al prossimo video tutorial.